pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci di nuovo in vostra compagnia, questa volta per andare in Svezia. Ci trasferiamo infatti virtualmente nel paese di cui sono originari gli ABBA, uno dei gruppi che hanno fatto la storia della musica, specie negli anni 70-80. Il nostro singolo protagonista oggi dà il titolo a un brano, certo, ma anche a un album. Si tratta infatti di Voulez-vous, è il sesto album del gruppo svedese degli ABBA, distribuito a livello internazionale a partire dall'aprile del 1979. Trascinato dal successo dei due dischi precedenti e dal fenomeno della disco music, questo album contribuì alla cosiddetta ABBA mania. Dal disco furono estratti ben 5 singoli, tutti entrati nella top 10 britannica. Per la quarta volta consecutiva il disco finì al primo posto della classifica proprio nel Regno Unito e vi rimase per 4 settimane, vendendo 400.000 copie solamente nella prima di settimana. Il disco è stato poi rimasterizzato a livello digitale ben 2 volte, nel 1997 e poi nel 2001 per la Universal Records. La seconda traccia è proprio la canzone omonima, la title track. Voulez-vous è naturalmente l'espressione francese che possiamo tradurre in vuoi, quindi il titolo di questa canzone è in realtà una domanda e l'ambientazione ha una sorta di incontro simile a quello che può avvenire in un bar. I cantanti degli ABBA, Agnetha e Anne Frid, interpretano il ruolo di una donna che ha incrociato gli occhi di un uomo dall'altra parte del locale e così inizia una sorta di dialogo per lo più inespresso tra i due, dove l'uomo è più o meno incaricato di raccogliere un po' i mezzi, di trovare il modo di avvicinarsi alla donna. Apparentemente è uno scenario in cui entrambi sono già stati, lo hanno già vissuto, poiché i cantanti fanno commenti come per esempio ci risiamo o conosci le regole e apparentemente si riferiscono a se stessi e al maschio come padroni della scena. Quindi il problema, o meglio la domanda che prevale in tutta la canzone, è se questo ragazzo vuole davvero lei e lei è lì pronta ad accettare il suo flirt. Ora sta a lui fare la prima mossa oppure perdere l'occasione. Se lo fa, quello che appare ciò che è la soluzione, ciò che avverrà, un'interazione tra i due in cui non c'è niente di promesso, niente rimpianti, come appunto si canta nel brano. America era il titolo iniziale di questa canzone, tuttavia dopo che è stato registrato è stato anche cambiato in Voulez-vous. Non è stato solo scritto dai principali cantautori degli ABBA, cioè Benny Bjorn, ma è stato anche prodotto dal duo, oltre che nell'album omonimo. Tra l'altro poi la canzone è presente anche in una serie di dischi della band, incluso l'iconico ABBA Gold, la Greatest Hits, insomma, quella uscita nel 1992. Il singolo è stato registrato a Miami a febbraio del 1979 e questo gli ha conferito anche un altro primato, cioè quello di essere il primo singolo degli ABBA a non essere stato registrato nel paese d'origine, cioè appunto la Svezia. Nel cast del film musicale di successo del 2017 Mamma Mia ha registrato anche una versione di questa traccia per il film, l'intera band, ma com'è andata a livello di classifiche? Beh, nel 1979 questo classico ha avuto una performance davvero eccezionale in paesi come il Belgio, dove è stata numero 1, nel Regno Unito numero 3, nei Paesi Bassi numero 3 anche qui e Svizzera numero 9. Il suo enorme successo nelle chart lo rende anche uno dei singoli di maggiore successo commerciale degli ABBA in assoluto. Ma prima di lasciarvi all'ascolto di questa canzone, ecco che vogliamo anche ricordare che ci sono delle cover di questo brano, tra le quali quella firmata dagli Erasure nel 1992 e un'ultima curiosità, che è poi un dato di fatto: nonostante l'eccezionale successo degli ABBA in tutto il mondo, nessuna delle loro canzoni è mai stata premiata con un Grammy Award.